Costruzioni strettamente collegate alle strade erano i ponti, spesso in legno o stabili in muratura, viadotti, fabbricati con solidi criteri, tanto da conservarsi sino ad oggi. Ne rimangono numerosi sia in Italia che nel resto dell'Europa, a testimoniare le grandi innovazioni ingegneristiche introdotte dai romani nelle tecniche costruttive. Il primo ponte di cui abbiamo notizia è di legno, il Sublicius, e serviva ad attraversare il Tevere. Di legno era anche il ponte temporaneo che Cesare fece erigere sul Reno, e si conoscono, come documenta la colonna aureliana, anche i ponti galleggianti costruiti su botti, zattere, barche. La straordinaria fama di queste infrastrutture è legata alla tecnica costruttiva che introduceva l'utilizzo del cemento, opus cementicium, realizzato con una combinazione di sabbie e calce e l'utilizzo degli archi a tutto sesto. Quattro erano infatti i requisiti per realizzare un ponte durevole: buone strutture di collegamento alla terraferma, ottime fondazioni e piloni, una centina precisa, una perfetta collocazione dei conci di pietra dell'arco.